situazione tranquilla e quindi mi corre l'obbligo sempre di ringraziare le associazioni in campo di volontariato che ci hanno dato una grossa mano, i dipendenti comunali, sia quelli che hanno lavorato in smart sia quelli che sono venuti in sede, tutti i consiglieri comunali, gli assessori che hanno dato, proprio hanno lavorato notte e giorno, soprattutto nel periodo che va da metà marzo fino a Che fine era il aprile. momento E la peggiore della sua. situazione, nel modo momento peggiore, la situazione ad oggi a Siano è tranquilla e sotto controllo. Abbiamo distribuito anche i buoni, proprio ieri è stata pubblicata la seconda graduatoria per il secondo mese, perché abbiamo preferito, visto l'emergenza lunga, di adottare dei criteri dove chi, per esempio, nel primo mese ha preso poi il bonus partita IVA, il bonus bracciante agricolo, un reddito di cittadinanza, che quindi un beneficio, è stato messo poi in coda per far rientrare altre famiglie che avevano poi fatto domanda nella seconda fase che scadeva il 30 aprile. Oltre a questo, ringrazio poi il funzionario dei servizi sociali con l'assistente sociale che, insieme ai volontari al centro operativo comunale, hanno comunque supportato anche altre famiglie che, non rientrando nei buoni spesa, però sono stati supportati dal pacco alimentare, di cui poi abbiamo fatto anche una delibera la settimana scorsa con il banco alimentare, dove da adesso e per i prossimi 3 anni avremo 30 pacchi al mese per Sono felice. supportare, a prescindere dall'emergenza, a famiglie che ne hanno bisogno. Allora, una città che seguite attentamente, adesso bisogna pensare al futuro. Sicuramente, infatti, io voglio fare un in bocca al lupo a tutti i commercianti che hanno ripreso l'attività, bar e pizzerie dal 27 aprile che si sono riprese e man mano stanno andando avanti, barbieri, parrucchieri ed estetisti che dal 18 maggio hanno ripreso con le dovute misure. E quindi faremo anche dei provvedimenti, li abbiamo annunciati, li abbiamo comunque adottati in giunta, sia quella della sospensione delle strisce blu fino al 31 maggio, anche con le proposte d'accordo con i consiglieri di minoranza e all'abolizione della TOSAP, e quindi attendiamo però anche delle misure da parte del governo centrale, perché i comuni sono sempre gli ultimi e vengono sempre Certo. abbandonati. Dal punto di vista amministrativo, ha approvato il bilancio in giunta già da un po' di tempo, il revisore ha dato il parere sul DUP, quindi cerchiamo, e sicuramente approveremo il bilancio molto prima della scadenza.